Spiegheremo velocemente, vedremo cos'è il peering, cosa significa, in che modo le reti parti di internet si scambiano traffico e poi vedremo come è organizzato lo scambio del traffico tra le reti italiane. Internet è un insieme di reti indipendenti senza un particolare coordinamento formale per o sostanziale per tutto quanto riguarda il routing, cioè lo scambio di informazioni sulle direzioni che deve prendere il traffico tra una rete e l'altra. Non essendoci un'entità superiore alle altre che coordina questo, devono esserci degli accordi tipicamente bilaterali tra le reti, in modo che una rete dica all'altra per quali, no, un'entità dica all'altra per quali reti, nel senso di reti IP, vuole ricevere traffico. Per fare questo, tecnicamente, si usa il protocollo BGP, il Border Gateway Protocol versione 4, con cui i router di confine si dicono l'un l'altro: dal mio lato esistono queste reti IP, posso riceverne il traffico. L'altro lato potrà decidere, va bene, accetto che tu mi dica che queste reti sono dal tuo lato, eventualmente poi ti manderò il traffico, che sono de decisioni successive. Ci sono diversi tipi possibili di interconnessione a seconda dei rapporti tra le entità in questione. Per esempio, io posso avere un cliente che mi paga perché porti, invii il suo traffico al resto di internet, che è banalmente una qualsiasi connessione a DSL di accesso, eccetera. Però anche in generale, praticamente qualsiasi operatore deve avere uno, possibilmente più fornitori, di quello che si chiama transito, cioè inoltrare il loro traffico verso il resto di internet. I fornitori di transito forniscono questo servizio ai loro clienti. Dove finisce questa catena? Cliente, fornitore di transito, potrebbe avere a sua volta altri fornitori di transito. In cima alla piramide ci sono 12-15 reti che si chiamano Tier 1, che si scambiano il traffico interamente tra di loro senza avere, ness se nessuna senza utilizzare nessun'altra rete per raggiungerne altre. Questo si chiama peering ed esiste sia al livello, diciamo, superiore della piramide del traffico, ma anche ai livelli più bassi. Due reti si possono accordare per fare in modo che il traffico tra di loro non passi per un fornitore di transito, ma per un'interconnessione diretta. Questo traffico può essere scambiato gratuitamente oppure in cambio di denaro, a seconda dei casi. Il peering, appunto, è un accordo che disciplina sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista commerciale, se c'è uno scambio di denaro, quale traffico viene scambiato tra due reti. È appunto un rapporto bilaterale perché riguarda due reti che si scambiano traffico esclusivamente tra di loro, il proprio e quello dei propri clienti, non sostituisce il transito verso il resto del mondo, perché appunto riguarda il traffico verso l'altra rete e i loro clienti, non verso il resto di internet in generale. Può essere o un accordo informale, ci si incontra e si dice bene, scambiamoci del traffico, oppure può essere disciplinato da un contratto, in certi casi anche estremamente complicato. Per esempio, la dozzina, la quindicina di Tier 1 tra di loro hanno dei contratti di peering estremamente rigorosi, anche perché ciascuno cerca di evitare che il proprio concorrente sia in qualche modo avvantaggiato, e ci possono essere clausole come, per esempio,
dobbiamo scambiarci il traffico in 4 continenti, in 7 di queste 9 città, su circuiti di certe dimensioni che saranno sempre mantenuti con una certa percentuale di capacità libera e così via. Invece in genere tra le reti più piccole non sono necessarie formalità di questo genere, semplicemente ci si accorda per scambiarsi mutualmente il traffico. Dal punto di vista economico il peering può essere o settlement free o a pagamento. Nel caso di peering settlement free si decide che entrambi le parti si accordano sono d'accordo sul fatto che è mutualmente utile scambiarsi del traffico, quindi non ritengono necessario che una parte compensi l'altra. Altrimenti, se una delle due parti ritiene di non avere un particolare vantaggio nello stabilire una connessione diretta con un'altra rete, allora deciderà che se quest'altra rete vuole avere un'interconnessione diretta con lei sempre per scambiarsi il proprio traffico, vorrà essere pagata. Dal punto di vista tecnico ci sono sostanzialmente due grosse categorie di interconnessioni. C'è il peering pubblico, in cui ci si trova tutti gli interessati in un internet exchange, arrivando con i propri circuiti e collegandosi agli switch degli internet exchange, dove c'è né più né meno che una rete Ethernet in cui i propri router sono collegati, tra di loro parlano BGP, non necessariamente tutti parlano con tutti. Questa è una piattaforma che permette di incontrarsi. Poi, dopo essersi incontrati, ciascuno deciderà con chi vuole parlare. L'alternativa è il peering privato. Si porta un circuito diretto tra due sedi delle due entità che si scambiano traffico, e questo riguarda esclusivamente loro, non ci sono terzi che partecipano a questo. Si sceglie una o l'altra soluzione principalmente a seconda di motivazioni tecniche. Per quantità di dati, diciamo, relativamente piccole, non è conveniente creare un'interconnessione diretta, ma invece ci si vede un internet exchange. Non c'è un particolare rapporto tra peering pubblico e privato e peering a pagamento, no. Questi casi si possono mischiare tranquillamente in varie combinazioni. Perché si fa peering? Ci sono ottimi motivi tecnici per fare peering con un'altra rete. Intanto il traffico locale, da una città all'altra, da una nazione all'altra, rimane locale, non fa percorsi lunghi. Questo significa che il traffico tra le due reti avrà una latenza minore, che è una cosa utile per molte applicazioni, pensiamo a gaming, VoIP, eccetera, ma in generale è una cosa utile anche per il traffico web. A questo punto sappiamo che la latenza di una connessione influisce in un certo modo sulla velocità con cui alla fine arriva la pagina web nel browser, per cui ci sono alcune entità, cito per un esempio banale Google, che vogliono arrivare più vicino possibile a chi visita i loro siti in modo da offrirgli le prestazioni migliori possibili. Interessante notare anche che finché il traffico è locale evita altre giurisdizioni. Se il traffico per arrivare dalla mia rete a un'altra rete fa un giro magari per la Germania, per il Regno Unito, per la Francia, come a volte può capitare sfortunatamente, significa che quel traffico entra in un altro paese dove magari è intercettabile secondo quelle che sono le leggi in vigore in quel paese. Ma non solo, se il mio traffico tra me e un'altra rete, anche se non esce dall'Italia, viene veicolato da un carrier terzo che però ha sede in un altro paese, questa azienda sarà
a prescindere da quelle che sono le leggi italiane, sarà anche soggetta alle leggi di quell'altro paese. È utile tenerlo presente. Sempre dal punto di vista tecnico, è comunque una buona idea evitare che il proprio traffico passi per le reti di altri. Questo permette una maggiore affidabilità. Ci sono meno punti nella catena che si possono rompere, che possono causare problemi. Più il traffico è diretto, meno occasioni del genere ci saranno. Questo poi permette anche un maggiore controllo su che giri fa il traffico. Potrei decidere che il mio traffico verso una certa rete mi conviene di più che faccia un certo percorso all'interno della mia rete, della sua rete, che un altro. In questo modo so esattamente, siccome siamo solo noi due, che giro fa e lo posso decidere. In caso di problemi, siccome siamo sempre io e l'altra rete, sarà molto più semplice investigarli, perché ci possiamo parlare direttamente, intanto sappiamo che non c'è nessuno in mezzo. Quando c'è qualcuno in mezzo, vi assicuro che può essere anche molto complicato investigare un problema di connettività end-to-end. Ciascuno deve iniziare a mettere in campo i tecnici del proprio fornitore di transito, che dovranno convincersi che esiste un problema che non dipende dai propri clienti, ma dipende magari dalla propria rete o dalla rete di un altro fornitore di transito con cui fanno peering, con cui io non potrò parlare direttamente non essendo loro cliente. Questo rischia di fare perdere anche molto tempo. Il peering pubblico, è molto comodo perché arrivo all'Internet Exchange, pago quello che è il costo per esserne membro. In Italia gli Internet Exchange sono tutti consorzi che sono sostanzialmente senza fini di lucro agli effetti pratici. I consorziati, in generale, sono tutti senza fini di lucro, possono avere forme societarie diverse, ma l'effetto pratico è questo. Ciascuno è membro e influisce sulle decisioni che riguardano l'organizzazione. Dopo aver pagato, porto il mio cavo, viene collegato allo switch, agli switch a seconda di quanto è grande la rete dell'Internet Exchange, se più o meno ridondata, e sono pronto per scambiare traffico con chiunque lo voglia scambiare con me. È comodo perché in questo modo non devo organizzare per portare un circuito verso ciascuna delle altre reti con cui voglio scambiare traffico ed è anche più economico. Intanto mi permette di risparmiare 1.000-2.000 euro di porta di rete per ciascun circuito con cui dovrei arrivare agli altri operatori. Invece mi basta una sola porta o più a seconda di quelle che sono le mie dimensioni. E poi mi permette anche di dimensionare il mio circuito con cui arrivo all'exchange sulla base di quelli che saranno i picchi di traffico complessivamente tra tutte le reti che vedo, tra me e loro. Mentre invece, se arrivo con un circuito indipendente verso ciascuna rete indipendente, dovrò prevedere della capacità aggiuntiva su ciascuno di questi circuiti per poter far fronte a picchi di traffico improvvisi e imprevisti. E questo inizia a sommarsi con tanto spazio di banda che devo lasciare libero per possibili evenienze future. D'altra parte, se invece con una rete scambio tanto 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 traffico, allora può essere conveniente economicamente e tecnicamente un'interconnessione diretta. Sono cose che vengono valutate a seconda delle esigenze di ciascuno. Tra i vantaggi del peering non citerei questioni economiche, questo perché i costi del transito dal 2000 in poi sono veramente crollati. Nel 2000, rivalutato al costo della vita attuale, un megabit al mese, che è l'unità di misura del costo della banda internet, cioè un megabit acquistato per la durata di un mese, costava 2.500-3.000 euro.
Adesso, sempre un megabit di traffico per un mese mi costa tra 50 centesimi, 1,5 euro, giù di lì. Il costo varia a seconda di quanta capacità mi impegno a comprare dal mio fornitore. Queste coppie di valori sono rispettivamente i prezzi di 1 gigabit di traffico e 10 gigabit. Poi c'è anche una certa variabilità a seconda di un fornitore all'altro, della sua qualità e di altre questioni, quale mercato è. Chiaramente mi costa meno comprare banda a Milano che comprarla a Palermo, dove il mio fornitore deve arrivare con circuiti più lunghi, dove magari avrà molto meno mercato, per cui minori economie di scala e così via. Invece il costo del peering è più basso del costo del transito, che è uno dei motivi per cui si fa peering, però si tratta di risparmi veramente trascurabili. Per una piccola rete si tratta comunque di qualche migliaia di euro, qualche decina di migliaia di euro all'anno. Non è per questo che si fa peering. Si fa peering per i motivi che abbiamo visto prima. Migliora la qualità del traffico, permette di controllarlo meglio, permette di intervenire in modo più semplice in caso di problemi. I principali internet exchange in Italia sono tre. Sono MIX di Milano, che è anche il più vecchio, Namex di Roma e Topix di Torino. È presente oltre che a Torino anche in tutte le altre province del Piemonte. Esiste un anello di fibre fornito dalla regione Piemonte che interconnette le varie sedi. In questo modo è possibile interconnettersi in diversi punti. Questo viene utilizzato da molti operatori locali che fanno wifi. Operatori di una specifica zona che hanno una loro presenza solo lì, questo è molto comodo perché gli permette di interconnettersi senza andare direttamente con un circuito dedicato a Torino oppure a Milano. Altri exchange sono TIX di Firenze presso la sede della Regione Toscana, V6 a Padova, Namex B a Bari, MINAP che è l'exchange alternativo di Milano gestito da me. E MIX di Palermo, che nessuno di voi probabilmente lo sa perché è appena arrivato, non credo nemmeno che ci siano già reti attive. I primi tre complessivamente tra di loro, prima dell'inizio dell'estate, facevano 250 gigabit di traffico, gli altri è trascurabile in confronto. 250 gigabit, detto tra noi, non sono tantissimo, confrontati con i grossi mercati europei, in cui c'è uno scambio di traffico sia nazionale che internazionale. DKX muove 3 terabit, AMSIX poco meno, Lynx 2. Una volta Lynx e AMSIX, 5-6 anni fa, si giocavano il primo posto. Poi c'è stato un grosso rallentamento di internet a Londra, banalmente perché era finito lo spazio, i Docklands, lo spazio, la corrente, finché non sono stati costruiti nuovi data center. In questi exchange si scambia molto traffico perché non si scambia solo il traffico nazionale, ma ci sono anche moltissime reti straniere che arrivano lì per scambiarsi traffico con altre reti straniere. Per esempio l'azienda per cui lavoro ha un collegamento verso AMSIX. DKX fa molto traffico perché ci arrivano molte reti dall'est Europa, dalla Russia. Anche a Lynx arrivano moltissime reti, in tutti più o meno arrivano reti dal Medio Oriente, anche dagli Stati Uniti. Anche negli exchange italiani arrivano alcune reti straniere, però per come funziona il mercato di internet in Europa, vengono in Italia per scambiare traffico con reti italiane, non per scambiarselo tra di loro. Per motivi evidentemente anche geografici, preferiscono scambiarlo in posti più centrali. Esistono anche peering privati in Italia, comunque, principalmente tra gli operatori più grandi. Telecom Italia, ha sicuramente, dico sicuramente perché ne ho una conoscenza diretta, peering con Wind, Fastweb e BT, Lexinet. Wind e Fastweb hanno un peering privato tra di loro, Google ha dei peering privati con praticamente tutte le reti di accesso medio-grandi, compreso anche il GAR, per dire. Non necessariamente sono simmetrici, se provate a fare trace route tra un lato e l'altro,
questo significa che il traffico in una direzione passa da lì, ma in un'altra direzione farà un altro giro, magari per un transito. Questo può essere o banalmente per errori di configurazione, configurazioni non aggiornate che hanno bisogno di essere rivedute con l'evoluzione di ciascuna rete, ma anche per motivi di capacità. Se io so che su un certo circuito sono a rischio di saturazione, allora nel tempo che mi ci vuole per poter organizzarne l'upgrade farò in modo di togliergli del traffico e mandarlo da un'altra parte. In Italia mancano anche, non tutte le reti italiane si scambiano traffico tra di loro, esistono dei casi in cui non si vedono direttamente, per esempio gli operatori mobili in particolare, non so dire perché, ma non si scambiano traffico tra di loro. Probabilmente non lo ritengono utile perché due telefoni cellulari, per quello che è lo stato della tecnologia mobile, raramente fanno traffico tra di loro. Quindi, per esempio, avevo visto che Vodafone e Tre si vedono tramite i rispettivi transiti, in questo caso mi pare sia Level 3. Anche Tiscal Italia non ha peering con alcuni di questi operatori. Tiscal Italia fino a 1-2 anni fa aveva una politica di peering molto restrittiva, nel senso che in pratica non faceva peering con nessuno, perché era diventata a un certo punto, 12-15 anni fa, parte di Tiscal International, una rete globale molto grande con una politica di peering molto restrittiva, quindi aveva chiuso tutti i peering praticamente con tutte le reti italiane. Dopodiché nessuno per un decennio gli ha mai più comprato transito, perché tutti se la sono legata al dito questa cosa. Però sono cose che succedono. Le reti più piccole, mentre da un anno e mezzo a questa parte, ha ricominciato a fare peering, perché alcuni anni fa Tiscal International era stata venduta, ha cambiato nome 3-4 volte, nel frattempo adesso è una rete indipendente che non c'entra più niente né con Tiscal né con l'Italia. Le reti di dimensioni più piccole invece sono ben connesse tra di loro, spesso in due, anche tre exchange, Namex e Mix generalmente, perché una presenza in Piemonte, sempre anche Topix, perché una presenza in Piemonte, Topix è estremamente utile, perché è una piattaforma che viene usata è una piattaforma che viene usata sia per il peering ma anche per vendere transito, perché comunque non è vietato. Due reti si possono incontrare sulla piattaforma degli switch di Topix e decidere che una fornisce transito all'altra. Lo scorso luglio Telecom Italia ha molte poche interconnessioni con le altre reti italiane, questo per una loro decisione di chiudere la maggior parte di queste interconnessioni sulla base di criteri non chiari, in realtà mai definiti esplicitamente, ma che ci sono stati spiegati dal nostro commerciale, perché noi avevamo 4 interconnessioni con Telecom Italia al tempo, di scambiarsi. A questo punto hanno deciso di volersi scambiare traffico solo tra reti che possono essere pari loro, che abbiano molti clienti, intesi come clienti di ADSL, reti d'accesso, e volumi di traffico simile. Un inciso, un ADSL è asimmetrica. Un provider che ha sostanzialmente come clienti ADSL o in generale circuiti in cui upload e download non hanno la stessa capacità, di conseguenza avrà verso l'esterno della propria rete del traffico asimmetrico. Questo già vi può fare pensare che questo criterio forse ha qualche problema. Detto in modo più spiccio, significa che Telecom ha intenzione di fare peering solo con i grandi operatori di accesso, sostanzialmente solo con quelli con cui già faceva peering privato. E infatti era stata presa anche la decisione di disconnettersi dagli Internet Exchange. Problema.
Dopo hanno notato che non si possono disconnettere dagli Internet Exchange perché in Italia esiste una cosa gestita da Agicom e Fondazione Ugo Bordoni che si chiama Misura Internet e voi vi collegate al sito, scaricate un programma che misura quanto bene la vostra DSL funziona, quanta banda ha, se ha problemi, eccetera. Questo programma si collega ai server di FUB che sono negli Internet Exchange. Per cui Telecom è rimasta effettivamente negli Internet Exchange scambiando traffico praticamente con nessuno. Ma la loro idea iniziale era di avere solo peering privati. Appunto, per i loro nuovi peer hanno detto di volere solo peering privati e solo peering a pagamento, ovviamente, mica gratis. E comunque, se non si rientra in quel piccolo gruppo di aziende che abbiamo discusso. È interessante notare che i costi di peering che sono stati prospettati per questo prodotto sono maggiori di quello che costerebbe comprare transito, cioè accesso all'intera internet invece che ai soli clienti di Telecom Italia, da parte di Telecom Italia Sparkle, che è la rete internazionale, il backbone internazionale Tier 1 di Telecom Italia. È anche interessante che questo prezzo in realtà è finto, perché provando a discutere della questione con i commerciali di Telecom, loro sono così desiderosi di vendere il prodotto che te lo regalano. Te lo regalano non significa a costo zero, ma significa ti faccio uno sconto corrispondente su un'altra cosa che mi compri, che è una cosa molto comune nelle trattative con Telecom Italia, devo dire. In ogni caso, non sappiamo esattamente quali sono le reti che si qualificano per ottenere peering settlement free con Telecom Italia nazionale, che è l'Autonomous System 3269, perché non le hanno mai pubblicate, non l'hanno mai spiegato in modo chiaro. Telecom Italia ha due Autonomous System. Un Autonomous System è un concetto che definisce un gruppo di router che hanno una politica di routing comune, questa è la definizione. Più in pratica in questo caso Telecom Italia ha due Autonomous System, 3269 che è la rete nazionale, quella che una volta si chiamava Interbusiness, e 6762 che è la rete internazionale Telecom Italia Sparkle, che è un Tier 1, un grandissimo backbone molto importante che copre tutto il mondo, ha una particolare penetrazione in America Latina e verso il Medio Oriente ed oltre. Queste sono le interconnessioni note di Telecom Italia nazionale. Ci sono sicuramente peering privati con Wind e Fastweb che erano i NET che erano quelli già esistenti. So che c'è un'interconnessione con Vodafone che dalle mie analisi ritengo sia un peering privato. Ci sono peering, sono rimasti in piedi ad Amex due, quello con GAR subito. I dirigenti di Telecom pensavano di proporre il peering a pagamento anche a GAR. Avrei voluto essere presente nel momento in cui gliel'avessero proposto. Poi qualcuno credo che gli abbia fatto notare che non avrebbero ricevuto una risposta positiva, quindi nemmeno ci hanno provato. E poi con la parte di BT che era l'ex Albacom, sospetto che siano ancora in discussione perché prima o poi deve finire di fondersi con la parte di BT che era l'Exinet e quindi per ora abbiano lasciato, che ha invece sempre avuto un peering privato e quindi che abbiano lasciato le cose così in attesa di sviluppi tecnici. E poi Telecom Italia ha alcune reti di dimensioni significative che sono loro clienti. Sono loro clienti anche storicamente. Non nel senso che li usano per interconnettere come transito per raggiungere il resto del mondo, ma che gli danno dei soldi per questa interconnessione, cioè un peering privato. Infracom e Aruba lo so per certo che esiste una relazione di questo genere. Interroot ne sono piuttosto convinto e anche Tiscali Italia. Invece Telecom Italia Sparkle ha una politica di peering piuttosto particolare. Intanto è una politica molto restrittiva, che è del tutto normale per un Tier 1. Un Tier 1 tende a fare peering con pochissime reti molto grandi, delle loro dimensioni o poco meno. Ma Telecom Italia Sparkle non fa peering in Italia,
Allora, storicamente, no, allora, non fa peering con reti italiane, perché quello lo fa Telecom Italia Nazionale. Ha sempre fatto pochissimo peering in Italia per una loro decisione strategica che mi è stata detta in questi termini: non voglio dare l'accesso al mercato italiano a queste altre reti, voglio che facciano un giro più lungo passando da me. Questo perché esiste un'interconnessione tra Telecom Italia Nazionale e Telecom Italia Sparkle che sta a Milano. Se un cliente di Telecom Italia Sparkle di Palermo, ce ne sono parecchi, sono quelli che arrivano sui loro cavi sottomarini dal Medio Oriente, si interconnette lì, vuole inviare traffico con un cliente di Telecom Italia Nazionale a Roma, nel sud Italia, ovunque in Italia, in ogni caso il loro traffico passa da Milano perché questa è la loro unica interconnessione. Una volta ce n'era una a Roma, ma poi per loro motivi interni, che non chiari del tutto nemmeno al loro personale, era stata spenta. Quindi, quali sono le interconnessioni tra Telecom Italia Sparkle e altri fornitori di transito, Tier 1 o simili in Italia? C'è GTT, l'ex TNET, ex Intelliquent, ex Tiscali International, ex Tiscali, ha cambiato nomi e padroni negli anni, a Milano, che però ha un problema. Sono 4x10 gigabit i circuiti e sono pieni. Sono pieni da circa 2 anni, abbondanti. Telecom Italia ha rifiutato per molto molto tempo di fare l'upgrade. Hanno continuato a fare upgrade alle proprie interconnessioni in tutto il mondo. In Italia però no, a Milano non se ne parlava finché, questo me l'ha detto uno dei commerciali di TNET e non ho dubbi che sia vero, hanno chiesto una certa cifra per poter fare un upgrade dell'interconnessione italiana, una certa cifra spropositata che no, non è stata accettata per quanto ne so. Infatti parte del traffico tra GTT e Telecom Italia passa da Milano, parte passa da Francoforte, parte passa da Parigi. NTT e Level 3 sono due new entry. NTT è arrivata l'anno scorso sul mercato italiano. Prima non era proprio presente come fornitore di connettività. NTT è la telco giapponese, an anche questa è un Tier 1 molto importante. È entrata nel mercato e dopo poco ha potuto attivare un peering con Telecom Italia. Perché? Per questioni di reciprocità, funziona così. NTT, per dare peering a Telecom Italia Sparkle in altre parti del mondo, ha potuto pretendere di avere il peering con Telecom Italia Sparkle anche sul mercato italiano. Level 3, che invece anche loro fornitore statunitense, invece è estremamente importante, che è in Italia da sempre circa, non aveva un peering con Telecom Italia in Italia, mentre invece ovviamente nel resto del mondo sì, sono Tier 1, si scambiano traffico tra di loro, tranne che in Italia. Sono riusciti ad avere peering con Sparkle a maggio, aprile. Il nostro commerciale di Level 3 mi ha spiegato con la stessa, grazie allo stesso metodo, reciprocità, per fare in modo che di mantenere il loro peering in altre regioni, Telecom Italia Sparkle ha dovuto accettare di fare peering con loro anche in Italia. Poi ci sono Sprint, Cable and Wireless e Deutsche Telekom che non sono fornitori di transito rilevanti sul mercato italiano, ma per motivi voi storici, voi altro, hanno peering con Telecom Italia Sparkle e Milano. Ma questo non li rende aziende da cui ha senso andare a comprare del transito. Mentre invece mancano delle reti grandi estremamente importanti, Cogent, Global Crossing, Telia, l'incumbent svedese, Tata, un altro Tier 1 indiano, hanno interconnessioni con Telecom Italia nel resto del mondo, non in Italia, perché non sono abbastanza forti per poter ottenere un'interconnessione in Italia. Come dicevo, tra le due reti, Telecom Italia Nazionale e Telecom Italia Internazionale, esiste una unica interconnessione, mi pare 8x10 gigabit a Milano. Questo significa che tutto il traffico tra l'esterno e Telecom Italia Nazionale, passa da lì.
A volte ci sono dei problemi, siccome adesso il traffico non passa più per Mix e Namex, è successo. Qui ne ho fatto un piccolo elenco di casi che ho verificato di persona, ma è probabile che ce ne siano anche altri di cui non ho avuto notizie. Si passa da cose semplici come perdita di pacchetti in un'interconnessione tra Telecom Italia Sparkle e NTT. Dopo averla attivata l'anno scorso, era stata immediatamente saturata e per lungo tempo non era utilizzata. I clienti di NTT utilizzavano altre route perché quel circuito era pieno, era del tutto impossibile farci passare del traffico senza avere lamentele dai propri clienti. Ci sono stati non uno ma anche diversi casi di perdita di pacchetti nelle varie interconnessioni tra Telecom Italia Sparkle e GTT Tiscali International. Un caso piuttosto interessante, black calling. Tra Telecom Italia e Telecom Italia Sparkle il traffico diretto a certi IP non passava. Che ci faccio? Non sono cliente né di uno né dell'altro. Significa che devo rivolgermi al mio fornitore di transito che parlerà con Telecom Italia Sparkle e via così. In alternativa devo dire al mio cliente, che magari ha dei server sulla mia rete e una DSL di Telecom Italia, guarda, devi chiamare 187 e spiegare che in questo punto della loro rete il traffico non passa più. Vedi un po', prova se ci riesci. Poi vediamo, intanto mi muovo anch'io perché no, non mi aspetto molto sinceramente da quel lato. Tra 7 e 10 febbraio si sono rotti alcuni circuiti di Telecom Italia Sparkle in Germania, mi pare poi i dettagli me l'avevano spiegati informalmente a posteriori, il traffico tra Cogent, che è un fornitore di transito molto importante in Italia e in generale nel mondo, e Telecom Italia Sparkle, passava per gli Stati Uniti. Come 20 anni fa, quando si era tutti clienti di Unet e ci si vedeva tutti in Virginia perché non c'erano interconnessioni in Italia e in generale nemmeno molte in Europa. Altri casi di congestione. 11 marzo, particolarmente interessante, e dico interessante in senso cinese, tra coppie di IP a caso, miei e di Telecom Italia, non passava traffico. Avevo alcuni clienti che avevano server con più IP sulla mia rete, dal loro IP ADSL, Telecom e cose simili, certi IP erano raggiungibili, certi no. Vallo a spiegare al cliente cosa sta succedendo e che non è colpa mia se il traffico non passa. Altri casi di congestione, sempre. Abbiamo notato che la rete di Telecom Italia Sparkle non ha proprio tutta questa ridondanza. Quando si rompe qualcosa può capitare che un altro circuito si saturi. Detto questo, fare peering non è obbligatorio. Ciascuna rete decide con chi vuole fare peering. Questo è un punto molto importante. Non credo al peering obbligatorio per legge. Non ritengo che sia una buona idea. Però bisogna considerare un'altra questione di posizione dominante. Telecom Italia ha in Italia il 55% del mercato dell'accesso a DSL e simili. Non è un operatore come tutti gli altri, ha una posizione dominante su questo mercato dell'accesso, posizione certificata dal garante per la concorrenza, eccetera. Ci sono altri, mentre invece ha una posizione tra piccole e irrilevanti in certi altri mercati, per esempio ha una quantità degna di nota di clienti di colocation, hosting, ma non altissima. Ha una posizione del tutto trascurabile nel mercato del cloud. Ci sono altre aziende invece che, anche se magari non hanno una posizione dominante, hanno comunque delle quote di mercato importanti nel mercato del cloud, dell'hosting, eccetera. Questo si chiama mercato adiacente rispetto a quello della connettività. Ora, se le azioni di Telecom Italia, forte della sua posizione dominante in un certo mercato, causano degli svantaggi per un suo concorrente in un mercato adiacente, fatevi spiegare da un amico avvocato come si chiama questa cosa.
il traffico di Telecom Italia sui peering pubblici non era enorme. Lo sappiamo che la maggior parte del traffico cos'è? Video, peer-to-peer, eccetera. Questo genere di traffico non tende a essere diretto tra una rete di accesso e il genere di aziende con cui si fa peering pubblico. Si fa peering privato con Google, perché YouTube muove quantità di traffico in mani, anche se Telecom Italia non ha un peering privato con Google, e poi ci si scambia traffico tra le reti di accesso, perché i propri clienti usano peer-to-peer per scambiarsi CD di Debian. Circa 20 gigabit di traffico l'anno scorso erano più o meno il 10% del traffico scambiato negli internet exchange italiani. Di questi 20 gigabit, poco meno di metà erano il traffico di Akamai a Topics. Akamai ha un nodo a Topics, ha un nodo presso uno dei consorziati dell'Internet Exchange di Torino, che muove parecchio traffico e ne muoveva particolarmente tanto verso Telecom Italia, perché Telecom non ha mai voluto avere i server di Akamai, che sono cache che forniscono parte del traffico, tutto il traffico dei siti dei loro clienti sulla rete nazionale. Questo come decisione strategica in cui credono moltissimo, mentre invece li hanno sulla rete di Telecom Italia Sparkle. Questo significa che Telecom Italia Nazionale doveva pagare internamente a Telecom Italia Sparkle il costo di quel traffico che gli arrivava su quello che era il loro unico transito. Dopo il depeering, cosa è successo? Telecom Italia fa peering solo con i soggetti che abbiamo visti. Sono ragionevolmente sicuro che nessuno ha comprato il loro prodotto di peering privato. Non ne hanno venduto nemmeno a un cliente. Il traffico dalla maggior parte delle reti italiane su cui ci sono server, contenuti, eccetera, per raggiungere Telecom Italia, in ogni caso passa da Milano se va bene. Se va male passa dall'estero, che è quasi sempre Francoforte o Parigi, dove ci sono le interconnessioni più vicine con altri Tier 1. Vedete voi se pensate che questo abbia portato a un miglioramento della qualità della rete di internet in Italia. Io mi sento di dire che in ogni caso non è possibile che questa sia ci sia stato globalmente un miglioramento. D'altra parte, stati nemmeno enormi problemi, a parte tutte le questioni di affidabilità che abbiamo visto. Quando non ci sono problemi contingenti funziona tutto lo stesso. Nessun mio cliente ha mai detto ma ci vogliono 15 millisecondi in più perché il traffico tra di noi va a Francoforte. Nessuno si è mai lamentato. D'altra parte, un'altra azienda mi ha detto che ha clienti lavora in un mercato diverso, sempre della collocation, dell'hosting, ma un tipo di clienti diversi, in particolare ha molti game server sulla propria rete, e i propri clienti, mi aveva detto, si sono lamentati per questo, perché la latenza era aumentata, che è una cosa importante nel net gaming. Ne valsa la pena? Io dico di no. È evidente che nessuno ci ha guadagnato. Allora, Telecom Italia non ha venduto nulla. Anche se avesse venduto, ho fatto un conto molto veloce, ma se fosse riuscita a vendere transito a metà delle reti con cui prima faceva peering, comunque non sarebbe rientrata nei costi dei circuiti e degli apparati che gli sarebbero serviti per stabilire tutti questi peering privati. Lo stesso conto molto amichevolmente mi è stato confermato da dei colleghi che lavorano per Telecom Italia. Quindi di questo possiamo essere piuttosto sicuri. Per quanto riguarda le reti italiane, questa operazione è economicamente una perdita netta per Telecom, perché effettivamente ha installato alcuni router al mix per poter fare peering privato con altre persone disponibili a raggiungerle lì privatamente, non sulla rete di peering del mix. Però mi risulta che siano del tutto vuoti. Perché tutto questo? Servirebbe un'intera altra presentazione, quindi la facciamo breve.
È stato detto chiaramente dai dirigenti responsabili di questa idea che vorrebbero essere pagati da quelli, gli OTT, quelli che, over the top, le reti che forniscono servizi sopra internet. Sono state menzionate specificamente Google, Facebook, Akamai, ma anche Apple. Le telco storicamente, da quando sono comparse queste aziende che hanno iniziato a fare grossi ricavi grazie a internet, ne sono molto invidiose, perché il business della connettività ha margini pochissimi, ha margini minuscoli. Voi sapete quanto poco pagate una DSL, e vi assicuro che di quel poco alla fine come ricavo resta veramente poco all'operatore che vi fornisce il servizio. Ma attenzione, grandi ricavi di Google, Facebook, eccetera, non sono la stessa cosa di avere un grande fatturato. Il fatturato degli over the top è comunque minuscolo se confrontato a livello mondiale con il fatturato delle telco, dei fornitori d'accesso. Questo significa che anche se gli over the top gli dessero un mucchio di soldi dai loro guadagni, comunque in ogni caso non potrebbero cambiare significativamente il conto economico di Telecom Italia e altri soggetti simili, perché questa idea non è che se la sono inventata in Telecom, ci sono tanti altri che ci hanno provato prima. Comcast negli Stati Uniti è il leader di questa cosa, di farsi pagare da chi ha contenuti per il privilegio di farli vedere ai propri clienti che li hanno richiesti. Gli provider italiani, le altre reti italiane, in queste sono esclusivamente un danno collaterale. Sono stati colpiti, ma i bersagli erano ben altri. Se scaricate queste slide, poi vedrete alcuni articoli, alcuni miei e altri altrui, che spiegano un po' più in dettaglio queste questioni, cosa c'è dietro, che legami ci sono con la network neutrality. Domande? Prego. Io volevo chiedere, ma tu sei certo che con questo fatto che abbiano bloccato il deal verso i piccoli internet provider, almeno quelli nazionali, loro non abbiano comunque desaturato delle tecnologie che magari loro, a causa di questo billing, avrebbero dovuto aggiornare? Sì, parliamo di 20 gigabit tra i tre exchange. 10 escludiamo pure Akamai, che è un caso particolare che stava largamente a Topics. Parliamo di più o meno 10 gigabit tra Mix e Namix, sono una quantità di traffico irrisorio. Per quella che è la scala di Telecom Italia, sì. Allora, il discorso che hai fatto può sicuramente avere senso, però ti posso dire no, le motivazioni vere, che sono state spiegate in parte in pubblico, in parte in privato, sono quelle che ho elencato. Quelle di cercare di vendere non tanto a me, ma quanto ad altri, e ci sono finito in mezzo anch'io, e come me tanti altri, e pace, peggio per voi. Non non mi è stato, ti dico, è sicuramente, concordo che è plausibile, non mi è stato citato perché ci sono queste, però ci sono queste motivazioni che sono molto più forti secondo me e ampiamente sufficienti a giustificare quello che è successo. Vedo. Ah, nessuno. Ci sono state infinite discussioni tra gli altri operatori italiani, si sono valutate varie cose. Alla fine praticamente nessuno ritiene problematica questa situazione, perché si è visto la differenza economica per dare soldi al Mix, a Namex, per muovere questo traffico, piuttosto che darli a un mio transito, che magari in certi casi è Telecom Italia Sparkle. Non sposta particolarmente le mie economics, quindi dal punto di vista del prezzo non c'è un forte incentivo a lottare contro questo.
Dal punto di vista tecnico, io vi ho citato alcuni problemi che però sono stati fastidiosi per i miei clienti, ma se ne sono fatti una ragione. Non ho clienti che se ne sono andati, che mi hanno minacciato, che hanno detto quantomeno di essere infastiditi con me per questa situazione. Dalle discussioni che ho avuto con alcuni concorrenti, pare che per loro sia ancora tutto più bello, e quindi se hanno dei problemi non me l'hanno detto. Molti hanno anche altri rapporti diversi con Telecom Italia, per esempio vendono a DSL, sono clienti di Telecom Italia per quella cosa lì e non hanno voglia di fare causa a Telecom Italia per quello, considerando che comunque non ci sono molti appigli se non una questione di concorrenza. È stato valutato di fare un'azione legale o in generale qualche cosa con AGCM, garante per la concorrenza, sulla base di quella che è la posizione dominante del mercato dell'accesso. Per vari motivi è stato ritenuto di non fare nulla, per cui non mi aspetto che ci saranno differenze a breve termine. Magari prima o poi qualcuno si stuferà e comprerà il peering da Telecom Italia. Io personalmente vi dico, posso anche accettare l'estorsione, ci mettiamo d'accordo su quello che è un prezzo che mi sta bene, attivo i miei peering privati con Telecom Italia, non ne faccio una questione di costo, se mi costano un po' di più che un transito, se mi risolvono dei problemi, non ho alternative, accetto il fatto di non avere alternative, se questo si dimostrerà necessario. Lo trovo fastidioso per vari motivi, però devo prendere quella che è la decisione più vantaggiosa per i miei clienti. Prego. Se ci fosse, è difficile dirlo, perché lo scorporo della rete riguarderebbe lo scorporo dei servizi a un livello più basso di quello che è il trasporto IP, per cui a quel punto ci sarebbero vari operatori, Telecom Italia e altri, che comprerebbero dall'azienda proprietaria della rete l'accesso al doppino, alla fibra ottica, quello che è, su cui fornire servizi IP. Per cui nel caso Telecom Italia rimanesse quella che è meno la rete fisica, non è ovvio che cambierebbe qualcosa, anche se in realtà il discorso è molto più complesso di quanto si possa affrontare in questo momento. Se Telecom Italia fosse spezzettata in più parti, magari rimanesse da un lato internet, da un altro lato i data center, forse potrebbe rivedere questa, essere incentivata a rivedere questa teoria, però questo è improbabile, perché il problema non è che vuole vendere a qualcuno lo spazio nei propri data center, cioè con lo scopo di avere più clienti nei propri data center. Telecom dichiaratamente è stato detto dal dirigente in pubblico, registrato dal dirigente responsabile per questa cosa: abbiamo due cose da monetizzare, la nostra rete e i nostri clienti. Quindi se sono i clienti quelli da monetizzare, chi gestisce la rete di accesso, chi è l'unico punto per portare il traffico che i loro clienti hanno chiesto verso di loro, è quello che detta le condizioni. Altre domande? Allora è tutto, grazie. Potete già scaricare ora le slide dal mio sito.